dai, ciao ragazzi, bene, ci ritroviamo con il consueto appuntamento per un'altra lezione del Bayer. Dunque, vediamo un po', oggi sono un po' frastornato, sono appena rientrato da un weekend che sono andato a dormire dentro un castello e c'erano i fantasmi che giravano di notte, non so se le catene erano i veri fantasmi o se erano i proprietari del castello che tiravano le catene per i corridoi. Vabbè, detto questo, piccolo aneddoto, tanto giusto per dire una stupidata, va bene, dai. Niente, avevamo detto esercizio numero 67 per la lezione numero 77. Allora, c'è stato chi mi ha scritto dicendo: ma hai saltato le prime due righe della pagina 49 quando ho fatto l'esercizio 66? No, non le ho saltate. Le ho tenute perché quelle due righe sono la preparazione, sono piccoli esercizi preparatori per l'esercizio 67, perché vengono utilizzate le doppie note, come vedete, quindi è un movimento nuovo, una tecnica nuova, una cosa ingiunta in più che si va a sommare a tante altre cose che abbiamo fatto fino adesso, quindi c'è una cosa nuova. Quindi facciamo questi piccoli esercizi, come vedete la prima riga è per la mano destra, la seconda riga per la mano sinistra, e poi andiamo a vedere l'esercizio 67. Quindi la particolarità di questo esercizio è appunto l'utilizzo della doppia nota, ed è una cosa che dovete fare bene, seguire con molta attenzione e soprattutto non abbiate premura di farla, perché è un movimento molto importante che da qui in avanti lo troveremo spesso nei prossimi esercizi. Bene, detto questo, andiamo a vedere l'esercizio. Quindi prima i piccoli esercizi preparatori e poi l'esercizio numero 67. Bene ragazzi, allora come ho detto andiamo prima a fare questi esercizi preparatori. Ora, ok, vediamoli bene, poi dopo andiamo a guardarli nel dettaglio. Prima facciamoli come devono essere eseguiti, sempre metronomo mi raccomando. In questo caso allora andiamo con un metronomo a 4 quarti, lo facciamo a una velocità di 64, ecco, non una cosa molto veloce. Ok, pronti? 1, 2, 3, 4. Ritornello, vanno fatti due volte, Oh, lo ripetete finché vi viene proprio bene. Vedete che qua, dopo andiamo nel dettaglio, così andiamo a spiegare bene come deve essere tenuta la nota, eccetera, eccetera. Allora, la seconda parte, che è Do Mi, Ok, la seconda parte, andiamo a vederlo, quindi, 1, 2, 3, 4. Ok, il terzo esercizio parte con il Sol Si, andiamo a farlo, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, benissimo. Allora, l'altra riga è la mano sinistra, andiamo a vedere la mano sinistra in chiave di basso, prima nota è questo re qui, pronti? 1, 2, 3, 4. Andiamo a vedere il secondo esercizio della, sempre per la mano sinistra, Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mentre l'ultimo esercizio per quanto riguarda la mano sinistra, la posizione è sempre questa, 1,
2, 3, 4. Ok, questi esercizi ripeteteli tante volte, perché come ho detto prima all'inizio, meglio li fate e più vi resterà poi facile andare a fare l'esercizio 67. Ora andiamo a vedere l'esercizio 67, che come vediamo il metronomo lo portiamo a 2/4, perché è un 2/4. Velocità sempre 64, se ritenete opportuno portatela anche a 60 all'inizio per voi, Quindi è sempre il movimento 1, 2, 1, 2. Attenzione come si parte, perché si parte in levare sulla seconda battuta. 1, 2. Il battere quindi va sulla seconda successiva battuta, che è appunto il Mi Do. Ok, andiamo a fare la mano sinistra. Poi anche questo andiamo a vederlo nel dettaglio. Pronti? Andiamo a fare la mano destra, che poi dopo la vediamo bene nel dettaglio. Pronti, 1, 2, 1, 2. Ritornello, quindi la seconda riga va ripetuta appunto due volte perché c'è il ritornello. Andiamo a vedere la mano sinistra. Questo è il Do di partenza, perché siamo in chiave di basso, quindi questo è questo Do che trovate col pollice. Pronti? 1, 2, 1, 2. Ritornello, quindi mi raccomando, la mano sinistra, avete visto, ci sono le legature, vedete che ci sono le varie legature. Adesso andiamo a farlo come deve essere fatto, io quindi in questo caso porto il metronomo a 60, in maniera tale che per voi è più facile anche seguirlo tutto sommato, quindi ok, andiamo a farlo. E mi raccomando, guardate bene le dita, fate attenzione al numero delle dita, perché è fondamentale quando andiamo a metterlo insieme. Quindi, come ho detto, eventualmente facciamolo anche più lento. Se volete all'inizio portate anche il metronomo a 55, in maniera tale che vi rimane più semplice poi da seguire. Pronti? 1, 2, 1, 2. Avete visto? Quindi è abbastanza impegnativo sotto l'aspetto di quando andate a mettere insieme le mani. Ora andiamo ad analizzarlo nel dettaglio. Allora, cominciamo nel dettaglio su quelli che sono gli esercizi preliminari, quelli che troviamo in alto, quindi quello con la mano destra, che sono in 4/4 questi qua, quindi riportiamo il metronomo a 4/4. Anche questo per il momento teniamolo a 55 come velocità, che vi rimane più semplice. Quindi vedete che qua ci sono queste note di 2/4,